Amici di Atti Sport 24, bentornati. Nuova puntata di 2 metri la pallanuoto vista da vicino. Torniamo oggi ad occuparci del Telimar Palermo, formazione protagonista di un eccellente avvio di annata. Per farlo è con noi un amico del nostro canale, il tecnico dei siciliani, Mister Gubaldineti. Mister, bentornato, è un piacere di averla in nostra compagnia. Grazie a te, è un piacere per me essere qua. Mister, io inizio facendo un passo indietro nella prima giornata dello stage group di Eurocup. Il Telimar vince la battaglia contro il Barcellona, si impone di misura. Che peso specifico assume la vittoria sui catalani nel vostro percorso? Ah, sono partite che ti danno fiducia, fanno credere in quello che fai, sono partite che servono più che altro per il morale, per la fiducia, per lavorare in maniera, lavorare con più entusiasmo, perché siamo costretti a un vero e proprio tour de force, tante troppe partite, siamo sempre in viaggio, non riusciamo mai a preparare bene una partita, siamo sempre a tralasciare qualcosa. E quindi secondo me l'unica cosa che abbiamo in questo momento è l'entusiasmo. Stando a perdere le partite l'entusiasmo viene meno. Certo. Puntiamo molto sull'entusiasmo. Certo. Quali sono state le chiavi del successo contro gli spagnoli? Ma guarda, io penso che alla fine sia stata proprio la squadra, a parte poi le nostre eccellenze, vedi Giorgetti, vedi Hooper, ci tengo a dire che Giorgetti è tornato ai suoi livelli. Ora è tornato ad essere un grande giocatore, dove si era un po' perso negli ultimi anni. Anche l'anno scorso fece bene con noi, ma un po' attratto, quest'anno sta dando un rendimento di alto livello. E, come ti dicevo, a parte le nostre stelle, ma è la squadra che sta giocando, entra Fabiano, fa gol, difende, entra Nuccio, gioca, porta in difesa, Marino uguale. Per non parlare dei Filiberti, lo dico, Fugger, insomma tutti. Giochiamo la squadra, questo è un po' quello che sta facendo la differenza. All'inizio l'anno scorso abbiamo faticato, pur avendo una squadra più forte, secondo me perché avevamo quattro giocatori nei primi sette nuovi, che erano tre, i primi sette e il quarto era Perica che entrava dopo. Però avevamo Ego, Juric, avevamo Johnny Hooper, avevamo Giorgetti, no, scusami, Vitali, quattro giocatori di principio. Col gioco che facciamo, questo ci è voluto un po' più di tempo. E questo tempo poi ha pagato, abbiamo fatto un fiore di ritorno eccezionale, arrivando al quarto posto. Quest'anno i primi sette, i primi nove giocatori, anzi, diciamo così, i primi nove giocatori, compresi quindi Andrea, Filiberti, Riccardo Lodico, che non sono ottavo e nono, sono tutti i titolari, l'unico nuovo è Gudel e questo ci ha dato la possibilità anche di partire un po' meglio. Certo, assolutamente. E io voglio proprio stare su questo. Si aspettava questo avvio di stagione da un gruppo profondamente rinnovato e ringiovanito, o pensava di carburare un attimo dopo? No, io sinceramente la sorpresa per me è stata la Coppa d'Europa, quella non lo sarei mai aspettato, per noi battere il Savona come il Palermo battesse il Real Madrid a calcio, la differenza no, non è corretto. Insomma, se una squadra di fondo classifica di Serie A batte cioè, il Manchester City, secondo me questa è stata la vera sorpresa, che ci ha un po' scombussolato a tutti i piani. Sinceramente il nostro obiettivo era il campionato, era arrivare nelle prime sette per poter fare un girone un po' più tranquillo, un girone dove poter lavorare tanto per far crescere i ragazzi. Certo. Questa qualificazione bellissima, di grande gioia, di grande felicità, però ci ha rovinato un po' tutti i programmi. Noi siamo costretti adesso veramente a un tour de force, noi adesso giochiamo mercoledì con la De Acker, sabato con l'Atalanta, giovedì abbiamo i croati, sabato abbiamo Brescia, il 2 novembre il Lille, male che c'è la sosta per i panamericani. Andiamo, mi sembra, due volte, una a Barcellona, diciamo, giovedì sera alle 8
sabato rientriamo venerdì con un aereo alle 20:30 e sabato giochiamo con Savona. Stesso discorso quando andiamo in Croazia, giochiamo alle 8 di sera, ci premeremo in Croazia e, abbiamo il venerdì per recuperare e andiamo direttamente a Trieste. Cioè, tra l'altro abbiamo anche insomma veramente una serie di partite tutte difficili, tutte importanti. Quindi questo è bello da un punto di vista dell'esperienza, delle cose, ma limita poi altre cose. Assolutamente. Che c'è l'entusiasmo, va bene. Quanta energia vi ha regalato il ritorno in tribuna di una parte del vostro pubblico? Ah, tante, tante. Io lo racconto sempre, no? Vieni qua l'anno della pandemia, quando scoppiò la prima pandemia, io allenavo il Formanage, il tempo qua, la prima del campionato, loro il Palentieri mi aveva appena salito in Serie A. E c'era un pubblico incredibile, 1500 persone, piscina strapiena, dicevo, cavolo, che bel pubblico, che meraviglia. Infatti quando poi mi chiamò il presidente, finita quella stagione, che non finimmo neanche il campionato, non ce l'ha fatto a recuperare il campionato, i mondiali sì però. E dissi, che pensai, tra me, che bello, vado ad allenare una squadra, cioè uno dei motivi anche che mi spinsero a venire qua, oltre al progetto, oltre alla stima per Marcello e tutto, ma io mi esalto col pubblico, anche i giocatori, mi dici, ma se la piscina è sempre così, da lì è stata chiusa sempre, non è stata mai riaperta, quindi insomma un po' di sfortuna. Certo. Il turno infrasettimanale vi mette di fronte un test insidioso contro una De Acker Bologna che è partita male in entrambe le partite, ma poi ha pareggiato a Siracusa con l'Ortigia e rimontato vincendo contro il Catania. Che match sarà quello con i Felsini? La De Acker è una squadra che si è rinforzata molto, ha preso il portiere, ha preso l'uomo, ha preso il cappellino, ha preso questo ragazzo Puccio, ha preso il Mancino, cioè è una squadra che ha perso questi giocatori importanti come Marco e Guerrato, ma ha fatto un'ottima campagna qui. Sarà un match difficilissimo, è una squadra rognosa, è una squadra che gioca un pressing a volte anche troppo forte, esasperato. Io ho visto la partita col Catania in diretta sabato alle 15 e veramente per il terzo e quarto tempo il Catania non è riuscito ad andare in attacco, veramente un pressing. Dipenderà molto, come sempre, anche dall'arbitraggio. Se vi concedono questo prezzo, è difficile. Certo. Chiudiamo con l'ultima battuta. Dove si potrà decidere questo match? Ma io penso che la differenza poi alla fine la faranno come sempre i portieri. Va bene, siamo così al termine di questa chiacchierata. Ringrazio Mister Baldinetti per essere intervenuto e do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata. Mister, grazie. Grazie a te, Andrea. Grazie a tutti. Ciao.